Ciao, salve a tutti. Loro sono le api che ho sul bosco di Paulonia. È bellissimo qua di fronte. Sto formando famiglie. Guardate che belle che sono. Adesso blocco il video, vediamo se vi mostro qualcosa. Adesso qua non c'è sulla regina, ma questo è un favo bellissimo di scorta. Come vedete, ha tutti i pollini. Bellissimi nettare e polline. Questo è il nettare di Paulonia, molto è trasparente quasi. Viene fuori poi un'ambra bello dorato. Questo è il loro stato di attuale di salute. Bellissime, un saluto a tutti. Loro invece sono le mie Rivustica 2,23, le avete 2,22, scusate, 2,22, le avete viste nel 2,22 queste. Questo è uno degli interni, è uno dell'interno alveari. Bellissime, loro sono le regine 2,22. Questa è la loro scorta, bellissima. Qua sono tre scorte, anche quest'altra è un'altra covata. Qua adesso dovremmo incontrare la regina a breve. Loro qui stanno raccogliendo adesso su Paulonia per la maggiore, poi comunque hanno sempre pelo selvatico, pruno selvatico, Tarassaco, Viburno. In più hanno, ecco, il Paulonia che, come vedete, guardate che scorte stupende, che esplodono, esplode con la miele. Loro sono cariche. Loro come spazi van bene, adesso ricevono da nona posizione, vanno da decima, vanno in decima posizione e poi sono già in posa melario. Ora glielo do di là al cereo che c'è più afflusso di api, qui ora le chiudiamo, gli do uno spazio di là, dalla parte di là, dove c'è anche più afflusso di api. Di qua c'è più afflusso di flora, è un po' più come stiva l'hanno utilizzata sinora e adesso spostano un po' tutto su. Ok, questo andiamo a vedere assieme. Ci mancava un bellissimo favo di scorta e covata. E c'è la regina qua che cova, è qua giù, sul maschio sta covando. Eccola qua, sono le mie Rivustica 2,22. Ciao amore. Sì, mi faccio accarezzare. Ecco, con loro no, assolutamente non è sufficiente questo spazio. Sarà la prossima volta, poi mi daranno due favi in esportazione e darò altri due cerei. Formerò una famiglia e adesso ve le faccio vedere, ce l'ho una là che sono lì ferme, buone. Adesso le porto via in un'altra postazione dove sono le altre, dove sono gli altri nuclei di fecondazione. Sono tutte loro, sono solo loro, selezionate. Termine
qua con loro, eccole qua, il nucleo, vedete? I nuclei partono su due favi, adesso gli darò dall'altro alveare altri due favi. Loro vanno a 4 e un cerion e mezzo, sono una famiglia completa praticamente, su 5 favi, eccolo qua. Adesso gli do un cerio, sì, altri due li ho là, vedete, a loro gli do un cerio qua, che spacca la famiglia in due, spacca le due covate, scusatemi, in due, e vado poi a unirci gli altri due favi. Bene, poi vado, purtroppo questo c'ha i distanziatori su rotti. Un saluto a tutti, apicoltura pe matta.